Che dire, no? Andrea, no? Paolo, vai. Un si vede tanto fa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lucia, sono il co-presidente dell'Associazione Verso il Kurdistan di Alessandria. Operiamo nell'area curda, sia turca che irachena, da moltissimi anni, da circa 20 anni, e abbiamo deciso di venire a Schengen per capire com'è la situazione, per capire e sentire dalla viva voce delle donne quello che era successo, quello che avevano subito, e per capire come riescono a costruire una prospettiva di futuro. Siamo venuti qui anche perché c'è stata una richiesta da parte loro di aiuto per la realizzazione di un ospedale. Noi siamo venuti, abbiamo un progetto in condivisione con altre associazioni. Riporteremo a casa la situazione che abbiamo visto e andremo avanti sulla realizzazione di questo ospedale. Questo ospedale dovrà essere di aiuto per le popolazioni che sono state massacrate e sarà di aiuto, speriamo, anche per le donne che hanno subito quello che hanno subito e che voi tutti sapete. Certamente è stato un viaggio non semplice, non facile, però noi ci eravamo prefissi un obiettivo. L'obiettivo era di arrivare qui e di vedere con i nostri occhi per poter diffondere e dire come stavano le cose qui, qual era la realtà, a tutti quelli che avessero un minimo di intenzione
di voler capire che cosa è successo in questi luoghi. Quindi noi saremo la loro voce in Europa.